Il Santo Padre è stato visitato da un medico che ci ha detto che dal suo punto di vista le condizioni sono buone, però il Santo Padre non migliora. Visto la gravità della situazione, i cardinali in conclave si sono dichiarati disponibili. Ah, professor Brezzi, le presento il cardinale. Buongiorno. Sì, sì, ma la conosco perché ho visto la foto sui giornali. Era il favorito, no? Sì, i cardinali sono disponibili a chiedere il sostegno della psicoanalisi, nonostante il naturale scetticismo che lei senz'altro immaginerà. Immagino, sì. Sì, e penso non sia superfluo ricordarle che il concetto di anima e quello di inconscio non possono assolutamente coesistere. Vabbè, ora vediamo. E qual è il suo nome? Perché non lo riconosco. Chi avete letto? Come si chiama? Lo chiami Santità. Ma, insomma, un po' troppo, no? Perché il nome in una relazione terapeutica può aiutare a far rivivere un po' il rapporto. Vabbè, non fa niente, il nome non si può sapere. Professore, io vado, sì. Vi lascio soli, scusate. Vabbè, dove ci possiamo sistemare con qui. Il Papa? Ah, grazie. Buongiorno, come va? Come si sente? Mi scusi, non so cosa dire. Va bene, non si preoccupi. Bene, cominciamo. Grazie a tutti. Grazie. Ah, sì, ecco. Quello che è successo negli ultimi giorni, la sua elezione e tutto il resto, noi per un momento lo mettiamo da parte, perché vorrei che cominciassimo un po' a ripercorrere, provassimo a rivivere sue emozioni e... Aspetti un momento. Senta, immagino che io non possa chiedere... Assolutamente no. Immaginavo che di sesso non si poteva. Un accenno alla mamma? Beh, in questo momento potrebbe risvegliare episodi lontani, ricordi... Appunto. Appunto? No. No. E affrontare fantasie... E desideri non realizzati? No. No. E qualcosa dell'infanzia? Sì. Con molta discrezione. Con molta discrezione. Bene, i sogni invece sì. Beh, dipende dai sogni. Comunque no. Meglio di no. Meglio di no. Perfetto. Grazie. Perfetto. Sì. Ecco, cambio di programma. Invece partiamo proprio da quello che è successo negli ultimi giorni. Non ce la faccio più ad andare avanti. E ha già provato altre volte questa sensazione? Non lo so. Non mi sembra, però non lo so. Senta. Ha problemi con la fede? Ma no. Sicuro? Sì. Dio vede in me delle capacità che non ho. Dove sono queste capacità, dottore? Le cerco e non trovo niente. Vabbè, lei è stato scelto, diciamo, da Dio per le sue qualità, per la bontà. Com'è possibile che lei all'improvviso... Qualcuno pensi... ha chiesto al dottore se è credente? No, non me l'ha chiesto nessuno. E lo è? No, non lo sono. Male. Male sì, però purtroppo è così. Comunque, andiamo avanti. Scusate, se volete stare qui va bene, però almeno in silenzio. Allora, il portavoce prima mi diceva che quando tutti aspettavano che lei si affacciasse al balcone... Sa cosa mi è successo? No. Quando loro venivano verso di me, sì, mentre contavano, qualcuno piangeva e tutti eravamo emozionati. Piano piano in tanti cominciavano a scomparire. Non c'erano più. Ma scomparivano loro? No, non loro. No. Tante persone che ho conosciuto. Non c'erano più, è scomparso tutto. Non mi ricordo più niente.